Al mio amante che torna da sua moglie, di Anne Sexton. Lei è tutta là, per te con maestria fu fusa e fu colata, per te forgiata fin dalla tua infanzia, con le tue 100 bile predilette fu costruita. Lei è sempre stata la mia cara, infatti è deliziosa, fuochi d'artificio in un febbraio uggioso, è concreta come pentola di ghisa. Diciamocelo, sono stata di passaggio, un lusso, una scialuppa rosso fuoco nella cava. Mi svolazzano i capelli dal finestrino, io sono un fumo, sono cozze fuori stagione. Lei è molto di più, lei ti è dovuta, ti incrementa le crescite usuali e tropicali. E questo non è un esperimento, lei è tutta armonia. Si occupa lei dei remi e degli scalmi nel canotto. Ha messo fiorellini sul davanzale a colazione. Si è seduta a tornire stoviglie a mezzogiorno. Ha esposto 3 bambini al plenilunio, 3 puttini disegnati da Michelangelo. Lei lo ha fatto a gambe spalancate nei mesi faticosi alla cappella. Se dai un'occhiata, i bambini sono lassù, sospesi alla volta, come delicati palloncini. E lei li ha anche portati a nanna dopo cena, e loro tutte e tre a testa bassa, piccate, scusate, piccate sulle loro gambette, lamentosi e riluttanti, e il suo viso avvampa nei miam del loro poco sonno. Ti restituisco il cuore, ti do libero accesso al fusibile che in lei rabbiosamente pulsa, alla cagna che in lei tramesta nella sozzura, alla sua ferita sepolta e alla piccola sepoltura della sua ferita rossa, al fusibile, al pallido bagliore tremolante sotto le costole, al marinaio sbronzo in aspettativa nel polso sinistro, alle sue ginocchia materne, alle calze, alla giarrettiera, per il richiamo, lo strano richiamo, quando tu annaspi fra braccia e poppe e dai uno strattone al suo nastro arancione, rispondendo al richiamo, lo strano richiamo. Lei è così nuda, lei è unica, è la somma di te e dei tuoi sogni. Montala, come fosse un monumento, gradino dopo gradino. Lei è solida, in quanto a me, io sono in acquarello e mi dissolvo. Ci sono anche loro, sì, lo e ne vedo. Io sono La mia pelle è un cifrario di Monica Maggi. Che dono. E sono io. Considerando che non sono giovane, che la sera non esco a cena fuori, che faccio i lavori di casa malvolentieri e metto la crema sul corpo solo quando veramente lui lo vuole, dicendo che stanotte mi prenderà e vorrà sentire seta sotto le dita. Visto che non frequento le boutique, preferisco i mercati di quartiere e le sagre di paese colorate e grasse, dove guardo le donne un po' sfatte e i loro uomini intrisi di vino e fumo, desiderando le loro figlie acerbe, confuse. E poi sorrido e continuo a bere. Fatto un bilancio di tutto questo, seduta, con i gomiti sul marmo ocra, in vestaglia nera di nylon e i piedi nudi, mi chiedo cosa è accaduto ieri.